Ciao a tutti, oggi voglio darvi qualche suggerimento per tenere occupati i vostri bambini quando non c'è scuola e non si può uscire. Per prima cosa ho preparato un bel tabellone. In cima al tabellone andremo a mettere degli obiettivi che i bambini dovranno raggiungere durante la giornata. Naturalmente questi obiettivi dipendono moltissimo dall'età del vostro bimbo. Qui abbiamo lavarsi i denti, compiti di geografia, sistemare i giochi, vestirsi, mangiare un frutto e fare il bagnetto. Ogni giorno daremo una stella ogni volta che viene raggiunto un obiettivo. A fine settimana andremo a contare le stelline e daremo un piccolo premio in base a quante ne hanno raccolte. Ora vediamo qualche idea costruttiva. Per esempio, per rendere divertente la matematica, potremmo utilizzare i mattoncini per fare addizioni e sottrazioni. Oppure contare con i pompon o semplicemente con i tappi delle bottiglie. Un'altra idea molto simpatica è quella di costruire una macchina delle addizioni, ovvero semplicemente una scatola dei cereali. In cima andremo a mettere due fori, la somma da fare, quindi inseriamo dei gettoni oppure delle monetine, dei pompon, quello che avete in casa. E in fondo troveremo il risultato. Per i più piccoli possiamo fare un po' di pregrafismo, quindi con della tempera e un cotton fioc andiamo a fare il contorno delle letterine, prima con dei puntini e poi dopo invece strisciando con la tempera. Per i piccoli possiamo pensare ai travasi, quindi scegliamo del materiale che avete in casa che sia sicuro per l'età del vostro bambino. E mettiamo a disposizione degli attrezzi simpatici appunto per travasare il materiale da un recipiente all'altro. Per le attività creative invece naturalmente c'è l'imbarazzo della scelta, ma sia che state per fare una ricetta di pongo o un lavoretto di carta, io vi consiglio di preparare tutto l'occorrente prima e mettere a disposizione dei bambini solo quello che serve per il lavoretto che state facendo. Questo farà sì che i bambini possano concentrarsi e ci sarà molto meno stress per noi mamme. In questo caso ho preparato un pesce da ritagliare e da colorare con il sedano e la tempera, quindi andranno a disegnare le scaglie del pesce. Ora però facciamo un bel lavoretto insieme.